Siamo al Teatro Nino Manfredi con Gianluca Guidi, che fino a domenica 16 ottobre sarà con il suo spettacolo That's Life, un tributo a Frank Sinatra. Gianluca, come mai Frank Sinatra? Ma perché è sempre stata la mia passione fin da quando era piccolo. Abbiamo colto l'occasione nel 2015 di celebrarne, come tanti hanno fatto nel mondo peraltro, il centenario della nascita, perché Sinatra nasce nel 1915 a Hoboken, New Jersey, di fronte a New York, al di là del Hudson River, e quindi lo facciamo, poi lo come dire, condiamo con degli aneddoti che riguardano anche parte della mia famiglia, nel senso che poi c'è stata una frequentazione molto platonica con Sinatra, ma c'è stata, e quindi... Allora, che tipo di frequentazione? Beh, chi vuole viene a vedere lo spettacolo, se lo faccio qua lo vedono a casa, se lo vedono su internet. Quindi è uno spettacolo di musica, ma non solo. Ma sì, c'è un modo per passare 2 euro scandendo della bella musica, che è quella poi che ha inciso lui in tutti questi anni, con autori meravigliosi come Porter, come Sammy Cahn, Richard Rogers, che mi viene in mente, non so, ce ne sono tanti. Frank Sinatra ancora oggi, nel 2017, può essere, secondo te, comunque una... Ma sì, perché in realtà, a parte che con l'avvento di Bublé, diciamo, è una musica che ha ritrovato un suo respiro molto ampio, ma poi oggi è proprio quello che è il vintage, e il vintage va molto di moda. È un vintage poi di quelli veri, fatto bene, insomma, è roba seria quella di Sinatra. E quindi tutto quel mondo lì è stato un po' rispolverato nel gusto anche dei giovani, che lo riscoprono grazie a Bublé, tra l'altro. E quindi hanno la percezione di qualcosa che è stato e che è successo musicalmente parlando. Ovviamente non ne hanno una percezione totale, però almeno sapere che c'è stato è importante, insomma. È come se noi cancellassimo, che ne so, Puccini dal fatto che non lo ascolta più nessuno. Questo sarebbe un peccato, insomma. Sul palcoscenico ci sei tu e ci sono anche un trio. È un trio di bravissimi musicisti: Amedeo Ariano alla batteria, Daniele Basirico al contrabbasso e Claudio Colasazza al pianoforte. Quindi un'atmosfera da Broadway qui ad Ostia. Un'atmosfera forse da club jazz newyorkese, insomma, che noi facciamo un palcoscenico in teatro, ma potremmo tranquillamente essere al Village Vanguard, ecco, piuttosto che in altri locali famosi, a Ronnie Scott di Londra e via dicendo. Quindi diamo appuntamento qui a Manfredi. Diamo appuntamento a Manfredi fino a domenica 16, per chi volesse passare 2 ore e avesse amato molto la musica di Sinatra. Qua non la facciamo bene come lui, però ci proviamo, insomma, ecco. Perfetto, grazie. Grazie a te.